che passa spesso in sordina. E purtroppo, raga, il TG è quello che è, i giornali sono quelli che sono. Per fortuna esiste il giornale delle belle notizie, che ovviamente salutiamo, che ovviamente ringraziamo per il lavoro costante che tutti i giorni fa per portare un raggio di sole. Quindi eccoci qua, oggi facciamo un salto, oggi facciamo un bellissimo viaggio, facciamo un viaggio in Campania, se non sbaglio, io sono forte, dice JD è forte ovunque, come sta, io sto ancora aspettando la torta, però vedremo cosa succede, vedremo se sta torta arriverà o non arriverà. Quindi signori, facciamo un piccolo viaggio allo sbaraglio questa volta, allo sbaraglio signori, perché che cosa succede? Succede esattamente che questa signorina signori, allora, orientando, diario di un viaggio allo sbaraglio di Manuela Camporaso, pubblicato il 22 luglio 2022. Informarsi ogni tanto è molto importante, direi molto molto importante. Mi fa piacere, signor Gigli, che lei stia bene. Che cosa succede? Orientando al primo ebook di Manuela Camporaso, appassionata viaggiatrice e scrittrice di origini campane. Il testo riporta con concetti semplici, a tratti comici, la narrazione della prima parte di un viaggio in solitaria destinato a durare 8 mesi, con l'idea di esplorare il vasto continente asiatico. In queste circostanze l'autrice si catapulta volutamente in un percorso disorganizzato per poi ritrovarsi ad affrontare ogni singolo passo del tragitto in modo del tutto improvvisato, sperimentando diversi stati d'animo e difficoltà alle quali cerca di porre rimedio in modo spesso buffo e inusuale. Vi consiglio la lettura di questo ebook se avete un po' di passione per la lettura. Mi sono perso, signori. In queste circostanze, appunto, l'autrice, dicevamo, si catapulta volutamente in un percorso disorganizzato per poi ritrovarsi ad affrontare ogni singolo passo del tragitto in modo del tutto improvvisato, sperimentando diversi stati d'animo e difficoltà alle quali cerca di porre rimedio in modo spesso buffo e inusuale. Il viaggio inizia in Thailandia, prosegue poi in Malesia, Singapore, Vietnam, Laos e Cina, per poi terminare a Hong Kong, dove la scrittrice resta a vivere 2 mesi dando lezioni di italiano ai locali. Cosa succede qua? Fabio sembra un poeta o uno storico, un lettore, uno scrittore. O quella roba lì, grazie, finite. Grazie di cuore per qua abbiamo un po' di fotine. Cosa succede? Una piena crisi esistenziale è protagonista ed accompagna le numerose vicende della sua lunga vacanza allo sbaraglio. Il racconto si svolge seguendo un flusso di pensieri e azioni rapide che sorprendono il lettore, decorato di tanto in tanto da spunti di riflessione sull'esistenza. Qualche brivido freddo è garantito inoltre per via della presenza di un mondo spirituale che accompagna l'autrice a sua insaputa. Allo stesso tempo si tratta di una lettura cruda, diretta e leggera, senza l'ausilio di acrobazie letterarie sofisticate. Eccola qua, signorina. L'autrice afferma: si tratta di una rivisitazione semicomica e molto leggera di un momento molto importante della mia vita, quando nel lontano 2010 decisi di lasciare l'Italia con tutte le difficoltà e gli attaccamenti emozionali del momento. Un grande passo che mi ha lanciato verso una nuova dimensione aperta all'avventura, all'improvvisazione, alla sperimentazione, alla perdita della razionalità e di quel senso di controllo che noi umani facciamo sempre tanta fatica a lasciare andare. Si scherza ovviamente. Quel controllo che spesso ci fa perdere fiducia sia nel nostro senso di orientamento naturale che nelle nostre intuizioni più profonde. Volevo lasciare l'Italia perché sentivo che qualcosa nella mia routine quotidiana andava spezzata. Avevo bisogno di un cambiamento, sentivo che per evolvermi dovevo rompere degli equilibri, magari anche molto molto delicati. Ed è stata una scelta che farei e rifarei ancora e sempre. Poi te lo riprendi l'articolo, forse so io che so un po', faccio la bocca impastata ancora, ma perché c'è la musica troppo alta o perché lei, signor JD,
che non riesce a sentire, ed è stata una scelta che farei e rifarei ancora e sempre. Ecco perché poi ho cercato di trasformare almeno la prima parte di questa transizione in testo, per condividerla con gli altri, ma soprattutto per offrire a me stessa un'opportunità di autoanalisi. E questo è il piccolo Daily Positive New di oggi. Ovviamente, signori, vi ricordo che il link all'articolo lo troverete sul Discord, appunto esclamativo Discord, sul Telegram a richiesta, se volete partecipare. Files Ovix, buongiorno, bentrovato, benvenuto. Finalmente la vediamo anche in questi spazi. Come sta? L'altra sera abbiamo tryhardato bene. Noi giochiamo spesso volentieri quando abbiamo tempo off live. Ho fatto una bella partitina con il signor Farejovix e col signor Astro, che tra l'altro Astro diceva noi non stavamo tryhardando. Io mi sono divertito parecchio, mi sono divertito molto, e complimenti Rada GC, veramente di cuore. Ovviamente per i signori di YouTube troverete l'articolo, troverete il link di questo articolo anche qui sotto nei commenti, quindi a voi veramente la scelta. Detto questo, signori, è giunto il momento di andare un po' a ricordare che caspita sta succedendo, ma soprattutto che cosa succedeva in questi giorni di tanti anni fa. Altro piccolo breve scorcio, un piccolo almanacco, l'almamesonacco e via così.